Per raccogliere la luce di stelle e galassie vicine e lontane, l'uomo da sempre ha costruito strumenti via via sempre più grandi ed efficienti. Si va dal piccolo ma fondamentale cannocchiale di Galileo, con i suoi pochi centimetri di diametro, fino ai grandi telescopi moderni, come il VLT, il Very Large Telescope, e il futuro Extreme Large Telescope. Allo stesso modo, nel 1877, Giuseppe Lorenzoni, direttore dell'Osservatorio di Padova, per mantenere la strumentazione astronomica dell'Osservatorio Padovano all'avanguardia e competitiva con quella in uso presso gli altri grandi centri di ricerca astronomica europei e americani, iniziò a chiedere al neonato Regno d'Italia i fondi per l'acquisto di nuovi telescopi e strumenti. Tuttavia Lorenzoni diresse la specola padovana negli anni cruciali che si succedettero dopo il passaggio del Veneto dal dominio austriaco al Regno d'Italia. Quest'ultimo, di fronte ai gravi problemi economici e sociali che stava affrontando, era poco incline a concedere finanziamenti per l'acquisto di nuove strumentazioni atte alla ricerca. Pertanto, il solo strumento di una certa importanza che Lorenzoni riuscì ad ottenere per l'Osservatorio Padovano fu il cosiddetto Equatoriale Den Boschi, un telescopio rifrattore da 18,7 cm di diametro e 320 cm di focale, acquistato di seconda mano dagli eredi del barone Den Boschi nel 1881. Ercole Den Boschi era figlio di un militare polacco al servizio nel Regno d'Italia e di una patriotta italiana di grande bellezza, tant'è che fu corteggiata sia da Ugo Foscolo che da Stendhal. Dopo una carriera marina, nel 1860, Ercole Den Boschi si trasferì vicino a Gallarate, dove, essendo di famiglia agiata, aveva potuto permettersi di attrezzare un ben fornito osservatorio privato dove si occupò di astronomia, conquistando anche una discreta fama a livello internazionale. Alla sua morte, avvenuta il 19 gennaio del 1881, gli eredi, che non erano interessati alla strumentazione del barone, decisero di vendere tutti i suoi strumenti. Così, a soli 8 giorni dalla morte del Den Boschi, Schiaparelli, direttore dell'osservatorio milanese di Brera, che ben conosceva il barone, scrive al collega padovano: «Carissimo amico e collega, avrà probabilmente udito della morte del nostro valoroso Den Boschi. La sua famiglia vorrebbe cedere i suoi strumenti, anche a prezzo molto conveniente. Essi sono refrattore da 7 pollici di MERS, completo con micrometro e accessori, quasi ancora nuovo, malgrado il lungo uso». Subito Lorenzoni rispose entusiasta all'amico e collega Schiaparelli e si affrettò a domandare al governo l'acquisto dello strumento più importante del barone, ovvero proprio il cannocchiale con l'obiettivo da 7 pollici di apertura, realizzata da Georg Merz, uno dei più grandi costruttori di telescopi dell'epoca. Con un'accurata richiesta, Lorenzoni si rivolse anche all'amico Pietro Tacchini, perché anche lui, dalla sua posizione privilegiata di direttore dell'osservatorio del Collegio Romano e dell'Ufficio Centrale di Meteorologia, potesse mettere una buona parola con il Ministero della Pubblica Istruzione. In breve tempo, grazie anche ai buoni auspici del Tacchini, si trovarono i finanziamenti per l'acquisto dello strumento, e con regio decreto del 22 aprile 1881 il Ministero dell'Istruzione Pubblica approvava la domanda di Lorenzoni. In questo modo l'Osservatorio di Padova riuscì ad acquistare per 11.867 lire, da pagarsi in due rate, il grande telescopio Den Boschi. Per collocare nella maniera più opportuna il cannocchiale, Lorenzoni decise di acquistare anche la cupola girevole di cui già l'aveva corredata il barone. Si provvide quindi ad affittare un lotto di terreno di proprietà privata costruita sulla punta di terra compresa fra il Bacchiglione ed il Canal Naviglio, sul quale l'osservatorio eresse una struttura apposta, atta a sostenere la cupola e contenere l'equatoriale con tutti i suoi accessori. We'll be right back.
Tutti questi lavori, che comportarono una spesa complessiva di ulteriori 3.000 lire, compresa la cupola, furono realizzati nel giro di un anno e lo strumento poté quindi essere pienamente operativo solo all'inizio del 1883. Giunto alla specola e montato all'interno della sua cupola, l'equatoriale Don Bosco fu accuratamente testato e misurato in tutte le sue parti dagli astronomi e dai meccanici dell'osservatorio padovano. Dal 1882 questo cannocchiale divenne il più importante strumento di osservazione per gli astronomi padovani e tale rimase fino al 1942, anno di inaugurazione del nuovo riflettore da 122 cm nella nuova sede del neonato Osservatorio Astrofisico di Asiago. Ma questa è un'altra storia.